d'amore e di cofiduci, si sente da sta terra di cui vi parlo, una perla rara, come somari, e come vite, incanto colli, ai cimpazzini, i meglio popoli, che vita si sciariaro, e chi to sangue da cincia sia, e non c'era cura. Non la posso accettare, tu sia venita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti, pura alla morte, mi liberanti, vista mala razza, mi ti sto causando, come una mala sorte, mi da campo. Com'è? Posso sbagliare? Quanti saluti con Alessandro? Grazie. Salve. Sì, grazie. Grazie. Qua, guardate qua. Amore, lo sanno tutti che i bambini sono tramite Instagram, ma non lo dico io, non lo dico io, lo dico loro. Sono la famiglia più conosciuta di tutto il mondo. Gesù, Giuseppe e Maria. No, Inter Agnes! Inter Agnes! Inter Agnes! Sarà la mamma di papà. Io devo andare. Io devo andare. Io devo andare. No, guarda, io non sono uscita pazza. Tutti i bambini oggi si crescono tramite i followers. E come si fanno crescere i followers? Non lo so. Attraverso le storie. Come ci fanno crescere la vita quotidiana? Ah, ah, ah. Stiamo facendo... No, sicuro. Vieni. Ti posso interrompere? Un microfono me lo date? Ecco. Un microfono, me lo dai un microfono? Grazie. Grazie. È un piccinetto cresciuto, avevamo bisogno di uno scherzo. Buonasera. Salutate. Buonasera. Questo è un blitz. Vi volevo solo salutare. Dov'è la Squini? Dov'è? Ho detto, guarda, passo un attimo che sono di ritorno dalla Puglia, 12 ore di viaggio. Ah, che io bello, paura, io che lo tengo, quindi non posso. Anch'io. Allora, noi vi interrompiamo un secondo, poi me ne vado e vi lasciamo il pacco. Due ore e mezza di autonomia ce l'ho ancora, noi ci faccio. No, non è il caso, si allunga un poco, no? Stando all'impiedi uno si allunga. Allora, scusami, la mia incursione, ripeto, è non che parete meravigliate da rutta. Sono io. È tornato. Che c'è? Pensavano di essersi liberati invece. A qualcuno ci pensare i capelli, guarda. No, 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 no. No, ci tenevo a salutarvi anche perché mi aveva invitato la nostra Valeria, ma gli ho detto che non c'era, ed è vero, siccome poi è saltato un incontro, allora sto rientrando prima, ma mi sono già programmato 12.000 cose da qua stanotte come mia abitudine. Però ho avuto un attimo l'occasione per passare perché questo è un progetto a me molto molto caro, questo progetto che è nato in una delle notti, noi facevamo giunta la notte, iniziamo alle 23 in genere, e durante una di queste notti in giunta ricordo proprio di aver lanciato l'esclamazione: perché non facciamo un progetto per coinvolgere i giovani su quello che è un po' l'esperienza, così il contatto con il mondo del lavoro, sulla scorta dell'esperienza che facevamo noi quando eravamo giovani, parliamo della preistoria ovviamente. E io ho fatto il muratore, se mi tocchi, toccami. No, non mi scanto. Io non toccami, che no, sentirai no, il muscolo. Ancora, vedi, io portavo due sacchi di cemento. Con lo sai che senti, vedi che è duro? Questo è duro. Duro, duro.
Questo è duro, vedi? Perché io portavo all'età di 15 anni due sacchi di cemento, allora era di 50 kg, ora è 25. Ho fatto il barista, tante cose. Sulla scorta di quell'esperienza mi ricordo che in giunta ho detto: ma perché non tentiamo di fare una cosa del genere? Mi ricordo la risposta un po' dei miei colleghi, è stata: figura, ai due tempi queste cose si facevano, ora non si fanno più. E questo è il vero problema, cioè pensare che tante cose non si possono riproporre, oppure che magari i giovani non vogliono farlo. E siamo partiti con questo progetto, l'estate addosso. E devo dire che la prima edizione, allora avevamo previsto per circa 500 ragazzi, le richieste sono state 967, ancora me lo ricordo, abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio proprio per garantire la partecipazione a tutti, ed è stato un grande successo e vedo che continua ad essere un grande successo. E quindi ci tengo a ringraziare ovviamente il nostro sindaco Federico Basile, la Messina Social City e anche la Messina Servizi, le partecipate, tutte le aziende anche che hanno aderito a questo progetto, ma soprattutto voglio ringraziare i giovani. Questo ve lo dico con molta onestà. Guardate che guardatemi un attimino nelle palle degli occhi, poi me ne vado. Guardatemi negli occhi. Guardate che qua culi rinisciuti non ce n'è. Lo sapete che significa culi rinisciuti o no? Se non lo sapete, fatevelo spiegare dai vostri genitori che significa culi rinisciuti. Significa che la strada ognuno se l'è dovuta spianare a spallate, se l'è dovuta anche fare e costruire. La vita non ci ha regalato nulla e vi assicuro che essere giovani non è e non può essere un alibi. Quindi la sfida è vostra. Queste sono piccole occasioni, ma sono piccole occasioni che si devono saper cogliere. Io non lo so quanti di voi fanno questa esperienza perché non c'hanno un cazzo da fare. Non lo so. Spero invece che questa esperienza ciascuno di voi la faccia in modo serio, perché queste sono occasioni che intanto vi portano a farvi conoscere come funziona il mondo del lavoro, vi mettono in contatto con le realtà lavorative e cominciate a fare esperienza. E la vita è fatta di esperienza. Io nel mio ruolo di direttore generale di tante aziende, di gruppi importanti, quando ho dovuto fare la scelta tra un curriculum che aveva dei titoli bellissimi, con vuoti importanti, e un curriculum che aveva dei titoli discreti ma con esperienza lavorativa già fatta, ho scelto quello che aveva l'esperienza lavorativa. Perché? Perché oggi, piaccia o non piaccia, per l'azienda la formazione è un costo. Quindi approfittate di questa fase per cominciare a formarvi e a vivere la vita. Grazie e scusatemi per l'incursione. Siamo gli unici non denunciati da De Luca per il momento. Lo sai, va, dammi sto microfono, va, guarda, no, 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 no. Guarda, lo sai che me l'ha fatto crescere? Cos'è? Ecco, buonasera. Sono cresciuti i follower. Hai visto? Noi appena arriviamo arrivano i follower. E io quando ho sentito follower sono salito subito sul palco. Me l'hai fatto crescere. Ciao a tutti amici di De Luca, noi siamo in pace. Noi siamo sicuro, in pace. Ciao, ciao, Luca. Allora, questo è un progetto che abbiamo lanciato. Sapete che cosa consiste questo progetto? Una cosa molto semplice, banale. Abbiamo previsto una borsa. Vieni qua, Valeria. La borsa quant'è quest'anno? 600? 600 euro per due mesi? Sì. E allora, 600 euro al mese per ogni giorno. Fanno quanto? 25 ore? 25 ore settimanali. Settimanali. 25 ore settimanali. Fanno questa esperienza presso un'azienda che aderisce al progetto. Fanno 25 ore settimanali, hanno 600 euro per due mesi. È un modo, età quanto? 16-25 anni. Questa è la fascia di età
che è stata prescelta. Come vedete è un modo intanto per dare un segnale, per far fare esperienza, e questo è un progetto del quale veramente andiamo orgogliosi. È la terza edizione. Terza edizione. Quanti partecipanti quest'anno? Partecipanti 1200, ne abbiamo presi 700. 1200 istanze ci sono stati, ragazzi, bravi. Questo ci inorgoglisce e ovviamente sono di quei progetti che noi vedremo di trasferire in altri comuni, e ovviamente il contributo lo dà il comune di Messina attraverso fondi extra regionali. Questa è stata la pianificazione che abbiamo fatto in modo tale da utilizzare a meglio le risorse. Sono orgoglioso di voi.